Nessun passo indietro, la Regione Campania conferma la linea dura sui vaccini per gli studenti. A margine di un evento a Pozzuoli, il presidente Vincenzo De Luca rievoca e lancia fiamme contro chi contesta il Green Pass e sulla scuola chiarisce, con alunni non vaccinati, le aule resteranno chiuse. Ora è chiaro che se vogliamo arrivare con tranquillità al nuovo anno scolastico, noi dobbiamo vaccinare l'80% della popolazione studentesca. Che sia chiaro a tutti. Se non ci sono le condizioni di sicurezza, le scuole non aprono in presenza. Quindi se abbiamo in un istituto scolastico soltanto il 10% dei ragazzi vaccinati, è chiaro che si fa la scuola a distanza, non c'è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani. Per quello che ci riguarda, apriremo quando saremo tranquilli. Sono 10 i centri vaccinali aperti nel solo distretto di Napoli, ma le adesioni alla campagna di immunizzazione procedono a rilento. Si lavora ad un piano specifico nel mese di agosto per convincere gli indecisi. Intanto De Luca si scaglia contro chi dice no al vaccino e al certificato verde. Quelli che vanno in piazza a dire scemenze sono i nemici dell'economia, del lavoro e della vita. Perché più si prolunga l'epidemia Covid, meno cresce l'economia e la possibilità di vivere. Più siamo responsabili, prima completiamo la campagna di vaccinazione e prima torniamo ad aprire le scuole con i ragazzi in presenza e a rilanciare le attività economiche.